Con la vittoria di Raffaele Marcello in gara 1 e la risposta di Maxime Jousse in gara 2, il campionato italiano Formula 3 ha vissuto ad Adria il suo quinto round stagionale, ancora una volta appassionante. Il 16enne italo-svizzero del Prema Power Team si è imposto al mattino grazie ad uno scatto vincente al via sferrato ai danni del suo compagno di studi al Ferrari Driver Academy, il francese Brandon Maisano, che non è riuscito a capitalizzare il primato guadagnato in qualifica, chiudendo così secondo. Al pomeriggio invece il successo di Jousse arriva in una gara 2 che, per la pioggia debole caduta in pista, ha messo a dura prova i protagonisti, tutti partiti con gomme da asciutto. Allo start di gara 1 Marcello parte meglio di Maisano, che deve accodarsi in seconda posizione davanti a Civer, Liberati, Jousse e Campana. Già nel corso del primo giro il battistrada accumula più di un secondo di vantaggio su tutto il gruppo, mentre Guerin deve fermarsi subito ai box per poi ripartire dopo un intervento all'avantreno danneggiato nel contatto con Regalia. Per Marcello è subito sequenza di giri veloci con la quale incrementa il vantaggio su Maisano, Civer, Liberati, Jousse, Campana, Giovesi e Regalia, mentre Iaquinta è già nono davanti al duo Prema Power Team di Roda e Lewis. A seguire sono Vecchi e Guerin, che al quinto passaggio segna il giro record a quel momento. Gli risponde subito però il leader Marcello, che alla sesta tornata segna il nuovo e definitivo primato cronometrico della gara, portando a 2 secondi e 2 il suo vantaggio su Maisano. La tortuosità del circuito non consente sorpassi, ma il gruppo resta tutto ai ferri corti. Se il trio di testa procede indisturbato verso il traguardo con Marcello solo davanti a Maisano e Civer, Liberati è invece impegnato a controllare il vantaggio su Jousse, Campana e Giovesi, determinati a puntare il quarto posto del romano. Al 19esimo giro il francese guadagna la scia della monoposto di Liberati, che inizialmente sembra non riuscire a liberarsi del duo BVM Target. Nelle tornate seguenti però il romano riguadagna il vantaggio utile a salvaguardare la quarta posizione. Sì, è molto difficile come fare sorpassi, poi penso come che se giri un secondo più lento ti passano. Ho avuto anche, mi sembra, il miglior passo, grazie a una macchina che era incredibile, era facile da andare, ero molto costante, anche gli ultimi giri giravo ancora 12.8, questo mi ha aiutato molto. Sì, c'erano tutti vicini, però se vedevi meglio i tempi, c'eravamo io e Brandon, quelli col passo un po' migliore, perciò è stato buono fare primo e secondo, poi anche una doppiata per l'FDA, perciò è molto buono. Sì, diciamo che ho sbagliato l'unica cosa che non dovevo sbagliare. E dai, va bene, all'inizio gara andava un po' più forte di me, però alla fine eravamo là uguali. Rimane ancora la gara 2 che sono molto... Volevo fare molto bene. Diciamo che ho migliorato tanto, però se guardiamo le prove libere 2 ad Imola avevo fatto il miglior tempo. Poi avevo un po' di difficoltà in qualifica, poi adesso abbiamo trovato, mi sono migliorato, adesso va bene. Sì, sono molto contento perché il podio l'ho conquistato in gara 1, che è ancora più importante. Peccato per la partenza che non ho sorpassato il secondo, però tutto sommato era una bella gara. Sì, già alla prima curva più o meno si sa che posizione arriverai alla fine della gara, se non ti succede niente o qualcos'altro. Intanto, dal podio della prima gara del weekend, i protagonisti auspicano una gara 2 movimentata dalle previsioni meteo, tutte concordanti su pioggia al pomeriggio. Sì, beh, se guardavi a Spa ero più indietro, perciò guardo gara per gara. Gara 2 parto settimo, faccio un'altra buona partenza. Sarebbe buono arrivare a podio? No, perché non penso sia possibile, è troppo difficile. Quinto, così sarei contento. Era impossibile, però mi aspetto in gara 2 di fare una buona partenza e passare molti piloti al primo giro. Sì, magari anche la pioggia può essere una sorpresa e speriamo di andare più avanti possibile e prendere più punti. Le previsioni meteo vengono rispettate e gara 2 è in regime di wet race. Le prime gocce non dissuadono dall'impiego delle gomme d'asciutto e dalla partenza in poi sono solo emozioni. Il pole man sulla griglia invertita Guerin difende il primato su Jousse e su un ottimo Liberati, subito terzo davanti a Campana e Regalia e da seguire un gruppo scatenato. Per il decimo posto sono subito scintille tra Maisano e Lewis, mentre Iaquinta è già ottavo alle spalle di Civer e Giovesi e davanti a Marcello. Quando la pioggia aumenta di intensità, Liberati scivola al sesto posto prima di entrare in contatto con Iaquinta, poi costretto al ritiro.
Marcello supera Giovesi per il quarto posto, mentre Campana va invece fuori e riprende solo decimo alle spalle di Maisano, Roda, un ottimo vecchio ottavo e Liberati nono. All'ottavo giro arriva invece l'attacco vincente di Giusse, che riesce a superare Guerin e a portarsi al comando. Alle loro spalle si innesca la bagarre e non si contano i sorpassi con Giovesi e Civere in lotta per il terzo posto. Maisano e Marcello ai ferri corti per il quinto, mentre un sorprendente Vecchi attacca Roda per la settima posizione davanti a Liberati, Campana e Regalia, autore del giro più veloce. Alla metà gara Giovesi supera Guerin per il secondo posto, mentre Marcello entra in contatto con Campana, che ancora una volta finisce in testa a coda e riprende ultimo. La lotta per il secondo posto tra Giovesi e Guerin continua senza sosta e il brasiliano sembra spuntarla. Marcello risale sesto alle spalle di Maisano e Civer, mentre Campana rimonta superando Liberati e Roda. Nelle ultime tornate arriva infine il sorpasso di Giovesi su Guerin e la rimonta di Campana, che si porta fino al sesto posto alle spalle di Maisano e Civer, mentre Marcello scivola decimo. Sono veramente felice, anche perché non mi piace questa pista. Io sono veloce sulle piste veloci anche quando piove. Sulle piste lente come queste non mi sento veloce. In qualifica ho siglato il settimo tempo ed ero contento perché non ero lontano dalla pole. Anche in gara 1 ho fatto un buon lavoro, ho fatto una buona partenza. Nella seconda gara ho fatto quello che dovevo, ho preso qualche rischio nei sorpassi, poi quando ho visto la pioggia ho gestito il margine. Sono contento, questa è la mia prima vittoria della stagione. Certo, è arrivata partendo dalla griglia invertita. Prima o poi capiterà a tutti di partire dalla prima fila in questo campionato grazie alla griglia invertita, ed anch'io sono molto contento di aver vinto questa gara. È una vittoria importante anche per il campionato, sono davvero felice. Stanotte pensavo che se fossi arrivato quinto e secondo nelle due gare sarei stato davvero contento. Stamattina sono stato quinto, in gara 2 ho vinto e sono felice. È fantastico anche per il campionato, anche nella classifica esordienti, dove ora sono in testa. Ora non posso che ringraziare la BVM Target, che hanno fatto un lavoro fantastico. A really good job, thank you. Se Jus è stato il massimo interprete dell'emozionante gara 2, tutto il gruppo ha regalato uno spettacolo emozionante. Tra i duelli più accesi ed appassionanti, quello in famiglia tra Giovesi e Guerin, in lotta per il secondo posto fino alle fasi finali. Sì, è stata una gara molto difficile perché siamo partiti con l'asciutto, già in partenza avevo recuperato due posizioni. Poi è iniziato a piovere e certi si sono girati e poi all'ultimo ho fatto una lotta con il mio compagno di squadra, sono riuscito a vincere e mi sono contento. Sì, adesso ci sono tre gare, però è importante andare forte sull'asciutto perché noi eravamo un po' in difficoltà. Sono stato fortunato che ha piovuto, adesso ci dovremo mettere a posto per l'asciutto. Sì, ho partito bene, se non piovevo sicuramente potevo anche scappare un po' di più, che ero già a 2,5 secondi di distacco in due giri, però poi ho sfortuna mia perché non giro bene sulla pioggia, ho cominciato a piovere, ho fatto quello che posso. Giusto, mi ho sorpassato molto facile perché lui gira bene sul bagnato, invece Giovesi quando è arrivato io ho fatto un po' di più di casini per lui, ha visto che lui mi ha sorpassato, poi io ho sorpassato lui, poi lui mi ha sorpassato ancora, io ho messo di fianco. E poi lui ha vinto questo fight bello e mi sembra che è stata una delle più belle gare di campionato perché siamo partiti con gomma d'asciutto e poi è piovuto, molto bello. Sì, è molto difficile in questa condizione, secondo me è più difficile che in pioggia perché c'è la gomma da pioggia, quindi quando freni è come se avessi tanta pioggia con la gomma da pioggia, quindi è molto difficile frenare anche se mette frenata indietro, è molto facile scappare, visto che tante macchine sono girate, ho visto anche due o tre che sono girati, poi dietro a me ogni tanto uno andava sul cordolo, scivolava subito, giusto anche ha passato da dritto lì sull'S, quindi è stata una gara di veramente di competenza, quello che hai tenuto la macchina di più hai vinto. Il campionato italiano Formula 3 torna in pista già nel weekend del 18 settembre nell'autodromo Valle Lunga Piero Taruffi per il sesto round stagionale.